Eccoci ancora una volta di fronte ad un capolavoro del grande maestro Leonardo da Vinci, intitolato Vergine delle Rozze, un dipinto olio su tavola realizzato tra 1483 e 1486. Della grandezza di 199 per 122 centimetri. Di questo soggetto esistono diverse versioni. Una custodita a Londra, presso la National Gallery, e due a Parigi. Ma questa nello specifico, conservata al Museo del Louvre, contiene in sé un particolare mistero. Bisogna notare in quest'opera, anche se qualsiasi autore che voglia essere creduto non dovrebbe neppure accennarlo, la sottigliezza e l'audacia dell'artista nel presentare immagini così indecenti allo sguardo fiducioso dei fedeli. La scoperta pare così sensazionale, così chiaramente grottesca, da sembrare il prodotto di un'allucinazione freudiana o di una fantasia infantile. Eppure va ricordato che questo pittore era innanzitutto amante degli scherzi, un illusionista che odiava la sacra famiglia. Delle tre versioni di questo dipinto, questa è la più eretica e quella che meglio trasmette il gusto per l'iconoclastia. Un indizio già contenuto nel titolo, Rocce, era il termine che in italiano, in gergo, indicava i genitali maschili, e rompersi le rocce equivaleva alla cruda espressione moderna rompersi le balle. Così la ragione della massa di rocce che sovrasta la sacra famiglia diventa scandalosamente evidente, quasi sbucare direttamente dalla testa della Vergine. Ci sono due magnifiche rocce maschili con un enorme pene che si innalza fino al cielo e comprende non meno della metà dell'opera. Benché sembri spuntare dalla massa di rocce, la pietra dello scandalo è tuttavia distinguibile ed è addirittura sormontata da un imponente zampillo d'erba. Questo è Leonardo Burrone dell'Etico, al culmine dell'audacia e della malignità, creò in modo deliberato le bizzarre appendici maschili, senza dubbio perversamente e ferocemente ispirato dall'organizzazione che gli ordinò il quadro, la Confraternita dell'Immacolata Concezione. Con quel pene enorme che spunta da dietro la testa, Leonardo sta chiaramente dicendo a chi ha occhi per guardare che questa non è affatto vergine,
Una lettura erronea confonde la figura di Giovanni Battista con quella di Cristo e viceversa. La composizione di Te Maria con la mano sospesa sul Figlio, creando un asse dominante che abbraccia San Giovanni Battista, inginocchiato in segno di rispetto.